Buongiorno a tutti, è caso di dirlo, visto che siamo tutti uomini di pallavolo, buona pallavolo a tutti, oggi direi che la pallavolo è a volta in un palazzo assolutamente prestigioso, direi che è veramente di un sogno. Quella di oggi infatti nella splendida cornice di Palazzo Chigi è una giornata speciale per tutti quelli che amano questo sport, è piena di emozioni, è piena di significati. Il volley ha vissuto un'annata assolutamente indimenticabile, storica, maschile e femminile, le nostre squadre hanno letteralmente dominato, lo sapete bene, le scene internazionali, hanno conquistato ben 5 delle 6 coppe europee, senza dimenticare ovviamente il mondiale per club che è andato ad arricchire la bacheca di Trento. Questo sta a confermare la qualità del campionato, l'ottimo lavoro svolto dalle società che qui sono ben rappresentate quest'oggi e dalla vostra, all'indirizzo sicuramente anche da chi gestisce le società. L'onorevole Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, quest'oggi ha deciso di omaggiare i giocatori e le giocatrici di cui vedete una qualificata rappresentanza, tra un po' li coinvolgeremo tutti, e anche tutte le società che hanno brillato quest'anno in Europa e nel mondo, si sono anche fregiate dello scudetto, perché ci sono anche delle squadre con il tricolore sul petto. Dopo avervi ringraziato per essere qui quest'oggi, io direi, mi pare giusto, non è molto istituzionale, ma direi di iniziare con un applauso collettivo alla pallavolo italiana, con un anno onorevole Giorgetti, allora abbiamo fatto un mini meeting che è durato 12 nanosecondi, mi ha raccomando dammi del tu, perciò cioè io ho detto che ero ovviamente propenso a dargli del lei, forse anche del voi, però mi ha autorizzato, insomma non è una licenza che mi sono preso, ma me l'ha concessa l'onorevole Giorgetti. È bello di casa, perciò la ringraziamo, ti ringraziamo molto, sei un grande appassionato di sport, sei un grande competente di pallavolo, è stata una stagione storica, il nostro movimento è leader a livello internazionale ed è un esempio studiato da tutti nel mondo, vedo che sorridi, perciò sei felice oggi. Vuole alzarmi, si gira, dammi del tu perché ci conosciamo tutti. Io sono qua in questo momento, ricopro questa carica, però come voi sapete sono passato, rimango vicino al mondo da pallavolo e quindi un'annata di questo tipo in cui praticamente abbiamo vinto tutto a livello di club, abbiamo cominciato, noi pensiamo invitiamo, poi invitiamo anche alla fine abbiamo riempito la sala. La prima cosa che vi voglio dire, che settimana scorsa quando ho incontrato il Presidente della Repubblica mi ha chiesto pronto in partenza via dalla pallavolo, no, sto scherzando, addirittura quasi quasi vado a Berlino, per carità, ma questo per dirvi che c'è da parte anche del Presidente Mattarella una simpatia per questa disciplina e un'attenzione per quello che succede, quindi i vostri successi non sono passati inosservati, il fatto che il Presidente sia venuto alla partita inaugurale fuori Italico non è una cosa né banale né scontata. Detto questo, credo che sia un momento particolare, un momento di particolare successo. Devo ringraziare ovviamente a parte la federazione che fa un lavoro enorme per la pratica sportiva, specialmente dei ragazzi, anche ieri sera e ieri mattina ero in Valsesia, ho premiato le ragazzine della Valsesia Basket, che poi devo fare la foto con la maglietta, poi non con le ragazze, dopo non c'è un padre, gli ho promesso. Anche i club che fanno giustamente molta fatica, so perfettamente che cosa significa tenere in piedi una realtà competitiva a questo livello, e quindi è chiaro che lo sforzo per essere sempre competitivi e vincere è uno sforzo che richiede tanto impegno, l'aiuto degli sponsor, la dimensione di questa dimensione di chi in qualche modo individua lo sport, in particolare la pallavolo, per promuovere la propria immagine, è un componente fondamentale per assicurare la sicurezza di poter sopravvivere a questo livello. Quindi per me oggi è davvero un'occasione, non dico gradita, ma davvero sono contento che il nostro mondo possa essere più Palazzo Chigi con tutte queste coppe che avete portato oggi e che diciamo così
porta un po' di allegria in questi ambienti che normalmente sono pieni di altre tensioni, altri tipi di cambio. Quindi grazie a tutti voi di essere qui e davvero per partecipare a questa festa collettiva della pallavolo italiana. Grazie. Avete visto la scelta di tempo perfetto del presidente del Comune Giovanni Malagò, che salutiamo e ringraziamo. Ha fatto apposta non sentire bene. Salutiamo Malagò, salutiamo ovviamente per la sua presenza anche il presidente sorridente e felice della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo e anche i presidenti della Lega Maschile e Femminile, l'onorevole Paolo De Michele, la sorridente, l'onorevole Mauro Fabris, calorescamente annunciato dalla gentil fanciulla, sempre dalle donne, ovviamente questo il cerimoniale lo prevede. Vi presento in ordine di seduta i ragazzi che sono qui, che tra un po' sentiremo. Lorenzo Casolin ha vinto la Coppa CEV mondiale per club con l'Inter San Trentino. Questa non la conoscete, è una ragazza nuova. Una delle ragazze più promettenti della pallavolo, secondo me ne sentirete parlare in futuro perché credo che abbia delle caratteristiche tecniche interessanti. La nostra principessa ha appena vinto la sua settima Champions League portando sul trono d'Europa Liverpool contro la Novara, Francesca Piccinini. Giura che in casa non si parla di pallavolo, ma io non le credo, visto lo stretto grado di parentela col CD della nazionale femminile, capitana e vincitrice della Challenge Cup con la sorgella Monza, Serena Ortolani. C'è una società che sta bruciando i tempi, le tappe velocemente negli ultimi anni, e si è fregiato già di 3 scudetti oltre di tantissimi altri trofei. È arrivata seconda in Champions League, però insomma il futuro è dal suo palo della Imoco di Cornigliano, qui rappresentata degnamente da Valentina Tirozzi. È tornata a Ustarsizio, e subito è riuscita a riportare un trofeo importante in questa città che vive di pallavolo, ha infatti conquistato la Coppa CEV femminile con l'UNET di Work Ustarsizio, Giulia Leonardo. In Corea, perché non l'ho capito, perché c'è lui doppio di ogni coreano dal punto di vista fisico, ho capito che ti dominavi da ogni punto di vista, poi anche dopo la parentesi brasiliana fortissimamente voluto tornare da noi e l'ha fatto firmando da protagonista assoluto una doppietta che rimarrà nella storia non solo della pallavolo dello sport, che in 5 giorni vince lo scudetto Champions League non è sicuramente presa da tutti, c'è riuscita la cucina e il club Civitanova di Robert Landi Simone. Iniziamo da Francesca, hai il microfono? Ecco qui, Francesca. Allora, è stata una festa indimenticabile, Max Schmeling Halle di Berlino, una città che tra l'altro ti fa sorridere perché ricorderanno gli appassionati di pallavolo che qui in un altro piano nel 2002 la nazionale femminile vinse uno storico contro pronostico mondiale, super final per la prima volta, vedere sul podio due squadre italiane, devo dire che è stata un'immagine meravigliosa per tutti quelli che amano, non solo la pallavolo. Intanto grazie dell'invito, essere qua oggi è un motivo di orgoglio per il nostro sport, avere 3 italiane a giocarsi una finale di Champions League è tanta roba, perché vuol dire che in Italia c'è tanta voglia di fare, c'è tanta voglia di lavorare bene e l'abbiamo dimostrato in questa giornata a Berlino. E due squadre che alzano la coppa non è da tutti. Allora, sono state emozioni da brividi, insomma, devo dire che tra l'altro ho visto le immagini del tuo papà che conosco da tanto tempo, piange in occasione della festa per la Champions a Novara, emozioni veramente forti, significative. 16ª Champions League per le squadre femminili italiane, 7 ne ha firmate Francesca Piccinini, ma come hai fatto a vincere 7 Champions, Francesca? Allora, vorrei ricordare che Francesca a 15 anni era titolare in Serie A, ecco, certo.
perciò ha cominciato presto. A 14 ha detto, io ti ho conosciuto a 15, cioè, mi sono perso un anno. Ho iniziato prestissimo. Ho perso l'anno di settimana. Mi piacciono, mi piacciono. Ho fatto 8 finali e 7 ne ho vinte, quindi non male. Lo porta bene, dal punto di vista scaramantico. Non è solo merito mio, ma è merito della squadra e del lavoro svolto con le varie società. Parlo proprio da brava capitana. Allora, noi quest'oggi vorremmo anche un saluto, complimentandoci con tutti i presidenti, perché sappiamo tutti cosa significa gestire una società sportiva di pallavolo nello specifico in questo momento, e perciò io vorrei subito complimentarmi con Fabio Leonardi, che è il patron. Allora, se vi facciamo arrivare il microfono, Fabio, ora prima finale per Novara, subito avete vinto un risultato straordinario per una società all'avanguardia, una società anche dello sport all'avanguardia. Sì, grazie per ringrazio l'onorevole per il tempo e per l'invito, per noi questo ci onora. Beh, io prima di sette anni fa non avevo mai visto una partita di volley, e come quasi la maggior parte di tutti i miei non li chiamo più sponsor ma sostenitori, e quindi questo mi dà ancora un motivo ancora più per essere felice di questo. E proprio di questo, che non sempre l'investimento è per la vittoria, e non sempre neanche le scelte, la questione dell'organizzazione. Noi abbiamo impostato una società come un'azienda, cercando di non trascurare i dettagli, e soprattutto poi allestendo un roster di giocatrici già subito per far bene. Devo dire che, e lo consiglio sempre ai miei amici imprenditori, abbiamo fatto un comitato tecnico decisionale, quindi non abbiamo lasciato il team manager o il coach, e soprattutto abbiamo allargato a 4-5 persone per avere una condivisione allargata e per più teste, forse facevano meglio di una. E poi complimenti a Massimo Barbolini, a tutta la squadra, perché una grande orchestra deve essere diretta da un bravo maestro d'orchestra, e Massimo ha dimostrato con la sua quarta champion. E poi una questione del problema che ha detto giustamente, che c'è un grande lavoro di tutte le società, ci sono dei grandi investimenti, e forse questo sport meriterebbe un po' più di visibilità. Questo è quello che vi ho promesso di trasferirle, perché insomma, sia dal punto di vista dei media, giornali e televisioni, siamo un po' trascurati, ma proprio per la numerica che rappresenta questo sport, che è bello sano e pulito. Grazie Fabio. Diamo il microfono gentilmente a Giulia, perché andiamo un po' di qua. Qui ci sono tutti gli allenatori, poi lo dico a beneficio dei fotografi e dei giornalisti presenti. Alla fine ci saranno tutte le fotografie di diritto con le coppe, qui abbiamo anche i 6 allenatori, perciò mi complimento con l'ex CT della nazionale femminile Massimo Bravolini. 4 centri con 4 squadre diverse, non è impresa da tutti. Bravo, bravissimo Massimo. Ora Giulia, innanzitutto fai il libero, la vedete, cioè, è la più piccolina perché fa il libero. Allora ti devo fare la domanda inevitabile, che è un po' tecnica, perché Giorgetti lo vuol sapere, ma come fai a giocare a pallavolo se non schiacci, non batti, non muri, cioè cosa fai nella vita, sul campo? Ha detto l'onorevole tecnico che se parlessi piccolo in difesa, ecco perché avete vinto la sera, perché hai giocato bene. Diciamo che è una domanda che mi fanno in tanti in realtà, mi dicono quanto giochi a uno, come è possibile, si vede, infatti ho visto anche di fianco a Simone, che è proprio alla gamba del doppio della mia. Vabbè, diciamo che non si vince solo con l'attacco, io sono una grande sostenitrice della difesa, secondo me l'anima della squadra si vede da quello, insomma, quando una squadra non fa cadere niente è un po'... Insomma, il settore che c'è e che vuole vincere, quindi poi sicuramente l'attacco è importante, però si parte sempre dal primo tocco, quello è fondamentale. E quest'anno ti abbiamo visto fare veramente degli interventi strepitosi. Sì. Allora, 26ª Coppa Cerchio, una squadra femminile italiana, terza per voi, l'ultima l'avevate vinta proprio voi nel 2012, è stata una buona stagione, e questo ha suggellato sicuramente la positività della vostra annata. Sì, sicuramente sono felicissima, innanzitutto perché sono tornata in questa società e ho subito vinto, e mi mancava poi da qualche anno, e sono contenta perché comunque anche la nostra società si meritava, visto quanto sta investendo, quanto ci crede, quanto crede in noi, e si meritava una medaglia e una coppa. Grazie Giulia. Adesso io passerei il microfono al presidente di Bussarsizio, Giuseppe Pirola.
e la tua società prosegue un progetto che coinvolge tutto il territorio ed è relativo anche alle infrastrutture, perché non c'è solo la squadra, c'è un parasport molto vivo anche intorno. Intanto grazie, sono molto emozionato di essere qui, grazie all'onorevole Giorgetti. Per me è un bellissimo momento oggi, perché dicevo prima, per me vince la pallavolo, sia maschile che femminile, è uno sport in cui anch'io sono prestato, non da 7 anni ma 8, 9, 9 anni, ed è uno sport bellissimo da raccontare, è uno sport per le famiglie e ci credo tantissimo. Abbiamo lavorato molto sulla nostra casa, perché abbiamo la fortuna di avere avuto, diciamo, la concessione del palazzetto fino al 2039. Questo ci permette a una società di pallavolo sportivo di poter programmare sia nelle infrastrutture sia anche con gli sponsor, per poter darci una mano e continuare a vivere il nostro sogno. Sono contento di aver portato un trofeo a questo assizio, perché abbiamo le difficoltà che hanno avuto tutti, quindi i nostri sostenitori danno gratuità, quindi devono trovare delle motivazioni che proprio nel gioco della pallavolo. Ringrazio il mio coach Mincarelli, perché mi sono affezionato molto a lui. Marco, mi mancherà molto abbracciarti all'inizio e alla fine della partita. Questo lo dico perché mi sono affezionato molto a lui e gli auguro tantissime altre cose. Allora, ecco qua, bravo. Mi ha fatto molto piacere vedere qui quest'oggi Marco Mencarelli, perché sapete, è ufficiale, è andato via, perciò invece è qui, devo dirtelo ufficialmente davanti a tutti, è uno dei più grandi forgiatori di talenti che c'è a livello mondiale, perciò ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per il bene della pallavolo. Come si dice, onorevole Giorgetti, la pallavolo è uno sport molto valoriale, è uno sport sicuramente educativo e in questo momento non è banale. Assolutamente sì, io credo che lo sport, le discipline di squadra, aggiungo, sono in questo momento il veicolo numero uno per educare e formare i giovani. Anche, io lo dico spesso, che tutti ricordano sempre le solite frasi, no? La droga, no. Secondo me c'è una malattia che colpisce oggi i nostri ragazzi e le nostre ragazze, che è la solitudine, che si può vincere soltanto riuscendo a tirarli fuori di casa e portarli a fare pratica sportiva. Questo è, secondo me, l'obiettivo che tutti quanti dobbiamo avere in mente. Questa malattia che non si vede, ma c'è, la solitudine. Oggi abbiamo 4 fanciulle, 2 giocatori, più o meno sulle proporzioni che abbiamo nella pallavolo in questo momento, più o meno in Italia come movimento. Comunque, parlavamo di giovani, qui ne abbiamo uno, classe 99, cioè vuol dire quanto? 96, vabbè, insomma, sei ancora un ragazzino. Allora, Lorenzo, è stato un bis fantastico, posso dirtelo adesso, davanti al presidente, davanti al tuo allenatore, siete anche andati oltre ogni ottimistica previsione della vigilia? No, il presidente dice di no, volevate vincere tutto, perciò siete andati al di sotto di quello che avevate messo in preventivo. Comunque avete vinto la CEV, il mondiale per club, tra l'altro ricordiamo che in passato c'era stato un poker di vittorie di Trento dal 2009 al 2012, è stata una bella annata, dai. Assolutamente sì, due grandi belle coppe. Ci abbiamo puntato, abbiamo lottato per queste coppe fin dall'inizio, fin dalla Supercoppa, volevamo queste due coppe, soprattutto la CEVA, perché comunque era l'ultimo trofeo che mancava alla società, e quindi diciamo quella rimarrà in cuore. Ecco, è la 25esima Coppa CEV, avete capito bene, 25esima Coppa CEV maschile in banchetta dei club italiani, visto che comunque sei ancora giovane, ma ci dici due parole sui giovani, cioè che giocano a pallavolo, questi ragazzi, si parla del cambio generazionale, si parla di... ma adesso ne abbiamo di forti? Sì, secondo me molti giovani ci sono a livello e porteranno la pallavolo italiana ad altri livelli, assolutamente. Noi dopo facciamo una partita anche sulla nazionale, ovviamente. Presidente Mosna, presidente dell'ITAS Diatec Trentino,
Ora avete arricchito la vostra già ricchissima bacheca con l'unico trofeo che ancora vi mancava, ma a proposito di giovani, voi investite molto anche nel settore giovanile e si vedono anche i risultati. Sì, noi contestiamo la federazione tutti i giorni, tutti i giorni. Però abbiamo anche un settore giovanile importante, crediamo moltissimo. No, insomma, si vive anche di competizione. I poli si attraggono, i poli, bisogna individuare anche la positività nella negatività dell'altro polo, quindi è da questa. No, sono sicuramente orgogliosissimo di quanto fatto dalla mia squadra, ma anche da tutte le squadre oggi qui rappresentate, soprattutto le ragazze che sono state straordinariamente brave, anche gli uomini naturalmente, e quindi posto di prestigio, prestigio dei presenti e soprattutto prestigio del grande lavoro fatto dai club, dai nostri staff tecnici e da tutto quello che sta dietro il lavoro dei club. Non voglio sminuire il lavoro della federazione naturalmente, ma quello che fa nei club è molto più faticoso, credimi caro Presidente. Presidente Bosa, anche Presidente onorario della Lega Pallavolo maschile. Onorevole Giorgetti, cioè la pallavolo, ne abbiamo la conferma oggi, è l'unico sport al vertice assoluto coniugato degnamente al maschile e al femminile. Questa è una rarità, eh? La rarità è che una volta tanto abbiamo in Europa, li battiamo tutti, cioè gli altri dovrebbero lamentarsi del fatto che abbiamo, quando con Monicic discutavamo circa chi si qualificava fino alla fine, c'era un problema, che erano tutti italiani, poi in qualche modo diventava poi una competizione domestica. No, evidentemente c'è una base, ci sono le condizioni, una giusta chimica che permette da un lato di far crescere tanti dalla base, tanti giovani che arrivano e tutte le nazionali lo testimoniano, e dall'altro anche la capacità dei club di portare qua degli atleti di assoluto valore internazionale. Quindi questa chimica funziona, se è maschile che è femminile, e una volta tanto abbiamo in Europa dettare le gigone. Anche se vi mascherate in campo sportivo. Serena Ortolani, da capitana, ha sollevato al cielo il primo trofeo europeo di Monza, è stata una bellissima sensazione, è stato un grande risultato per voi. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito, è stato un onore di essere qua e rappresentare il mio team, la mia squadra. È stato un anno bello e purtroppo secondo me è stato l'occhiello dell'anno, perché cioè, siamo sudata, la semifinale è stata veramente dura proprio con il set e poi in finale è stata una bellissima partita e penso che la società del vero volley sia una società che è un processo che punta al futuro, sta facendo un passettino alla volta ogni anno e anche per il prossimo anno è stata una bellissima squadra, quindi orgogliosa di tanti altri. Parlo per una squadra. Ma ci sta, giustamente, punto di forza, non si cambia. Qua siamo tutti amici della pallavolo, perciò sapete bene, sappiamo bene che Serena è la gentil consorte del CT della nazionale Davide Mazzanti. La prima domanda che ti faccio molto velocemente, non credo quando Davide mi dice che non parlate mai di pallavolo in casa, non è possibile questo. Davide invece di quest'estate che sarà molto importante per quanto riguarda l'Arturo, che tu hai vestito fino all'ultimo mondiale, vorrei ricordare, è stato un mondiale meraviglioso, il sogno di dato è svanito solamente all'ultimo istante, però avete giocato un campionato fantastico, c'è World Nation League che è già iniziata, c'è soprattutto il torneo di qualificazione olimpico per Tokyo 2020 e poi ci sono gli europei. È stata bella piena? Sì, sarà un'estate bella piena, soprattutto di gioco, e quindi con la squadra giovane è perfetto, perché penso che più gioco, più con esperienza e più mi sono su una bella pellaccia per le partite importanti. Quindi vi faccio un grande bocca al lupo a tutta la squadra e sono sicura che sarà una bella estate. Io faccio una domanda prima di passare il microfono alla tua presidente. Tua figlia, quanti anni ha? 6 a luglio. E vorrei, che numero porta di scarpe? 3.
32. Esatto, perciò siccome c'è da farlo qui, quante società la vogliono per giocare il prossimo anno, in futuro? Lo so che fa tanto, ma tanto arriverà a giocare a pallavolo prima o poi, perciò visto che il fisico ce l'ha. E vedi, farà pallavolo sicuramente, perciò preparatevi che presto ci sarà una mazzata di ortolani in nazionale. La presidente del consorzio Veroli è Alessandra Marzani, eccola qua. Buongiorno Alessandra, questo primo trofeo europeo corona un progetto veramente eccezionale e devo dire unico in Italia. Ma sì, direi che io sono molto contenta di aver vinto per il motivo che penso che vincere significhi un po' dire la mia idea di sport, quello che penso io dello sport funziona ed è anche vincente. Quindi un'idea che in questi anni abbiamo portato avanti vincendo tutti i campionati dalla Serie D e investendo tanto sia sull'avvenio, sull'impianto, ma anche sui settori giovanili, sulla formazione, sulla trasformazione digitale, sull'innovazione. Quindi uno sport che anche parla tanto di managerialità, per cercare un po' di pensare un pochino al futuro, perché noi siamo un movimento straordinario, ma il mondo sta andando velocissimo e quindi credo che sia importante capire dove stiamo andando e fare proprio un po' avere una strategia per il futuro, per fare in modo che i nostri tesserati rimangano sempre tanti, che le nostre squadre siano sempre competitive e quindi che ci siano degli investimenti. Quindi in questo senso dobbiamo tanto guardare all'estero, guardare cosa fanno gli inglesi, gli americani, perché sulla strategia sono un pochino più avanti di noi e quindi le ragazze hanno capito che stanno giocando per un progetto sportivo particolare e di questo ne sono molto grata. Ovvio che facciamo le cose sempre un pochettino a passettini come nella nostra natura, però piano piano poi alla fine ci arriviamo. Spendo una parola per il mio ruolo di vicepresidente di Lega Femminile, perché credo che avere il campionato forte sia importante e il dovere della Lega, e credo che la Lega Femminile abbia capito molto bene, che frequento un po' di più di quella maschile, il campionato deve essere forte, le squadre non devono avere timore della competizione, quindi più il campionato è forte, più squadre ci sono competitive, più noi siamo, creiamo emozioni, siamo appetibili e più poi vinciamo anche adesso. Quindi anche questa dicotomia fra il giovanile, chi lo fa, chi non lo fa, e credo che alla fine debba finire se vogliamo veramente continuare a competere, perché credo che da qua in avanti sarà ancora più difficile. Quindi è importante anche insomma molto fare sistema sia nell'ambito femminile ma sia anche nell'ambito maschile, perché diciamo che la conquista del mondo diventerà sempre più difficile. Grazie. Grazie. Giancarlo, cioè, hai la conferma già da questo primo giro di impressione del fatto che il movimento è vivo, pulsante, guarda avanti. Cosa devo dire? Che domande sono da fare? Che domande sono da fare? Cioè, siamo qua per quello, la conferma. Cioè, il movimento funziona, poi naturalmente ci sono dei difetti che bisogna migliorare, come in tutte le cose bisogna cercare dove magari si sbaglia, si un'analisi critica, no? Le cose che magari non vanno. Non può andare tutto bene, quindi quando vinceremo la medaglia d'oro nella nazionale sia maschile che femminile, anche nel vince, allora avremo risolto tutti i nostri problemi. Insaziabile assolutamente. Allora, abbiamo parlato di una piccola parentesi dedicata anche alla Lega, perciò adesso vorrei completarla e vorrei chiamare perciò l'onorevole Mauro Fabris per sottolineare questa stagione veramente eccellente. Poi ovviamente completeremo il giro con gli altri protagonisti che sono qui con noi. Grazie al sottosegretario Giancarlo Filippito, è stato detto tutto, insomma. Un minuto fa Alessandra sottolineava questo, abbiamo preso in mano una situazione che era drammatica, club che si ritirava durante il campionato, eccetera. Abbiamo lavorato molto proprio per rifare l'immagine sostanzialmente della pallavolo di vertice femminile. Intanto questo abbia aiutato il movimento, ha fatto delle scelte importanti proprio anche in termini di immagine, pensa al tappeto rosa, pensa al risanamento di club che abbiamo fatto, insomma, che teneva distanti investitori e imprenditori di primo livello come sono quelli che oggi sono qua a festeggiare il Coppa. È stato importante per il movimento dare questo segnale, i risultati sono venuti, la formula è vincente, con la federazione abbiamo trovato l'intesa corretta, penso che quest'anno con questi risultati, con i risultati della nazionale, anche il tema straniere, non straniere, italiane, non italiane, la formula del Capitalia dimostra di funzionare, quindi siamo felici anche da questo punto di vista. L'ultimo
dato, approfitto dello scrittore di Giancarlo, lui è molto impegnato e onore al merito su questa riforma dello sport. Per quanto ci riguarda, abbiamo avuto dei confronti col governo, il tema di individuare una figura tra il professionismo e il dilettantismo, diciamo così, per le ragazze, lo parliamo in modo particolare, la figura dell'atleta al femminile, insomma, con le tutele particolari che servono, è un tema che abbiamo già posto, so che nella sua sensibilità è l'occasione di festeggiare anche quella di ricordare che abbiamo, queste aspettative, insomma, e questi impegni davanti da affrontare. Grazie e buonanotte di nuovo. Siccome l'onorevole De Micheli ci ha lasciato motivi istituzionali, per il momento io vorrei che allora ci ha lasciato per il momento, per il bene di carattere istituzionale, non ci ha lasciato definitivamente per altri problemi di carattere personale, ecco, chiamerei di nuovo il presidente Motta, il quale è presidente onorario della Lega, per esprimere invece il concetto della Lega per quanto riguarda la situazione dei club al maschile. Tra l'altro è stato presidente per quanti anni Massimo? 11 anni anche. No, anche la Lega maschile penso stia bene, anzi molto bene, visti i risultati, ma non solo, anche per la qualità economica dei club e per l'indirizzo che questa Superliga ha preso. È un programma che parte lontano e che vede anche lontano, è difficile, vorremmo avvicinarci anche noi un po' di più all'Europa, in maniera italica più che in maniera così svizzero-centrica o tedesco-centrica, se pensiamo alle nostre rispettive federazioni internazionali, sia a livello europeo che a livello internazionale, ma abbiamo una, posso dire, mi sembra di poter dire che la nostra ha acquisito una personalità non solo vivace, ma anche una personalità con basi solide, infatti è presa ad esempio da molte altre nazioni, è stata costituita una Lega Europea dove per iniziativa dell'Italia si sono associate le nazioni più importanti, i campionati più importanti, quindi stiamo andando velocemente verso una struttura allargata di quello che è un'organizzazione sportiva nostra, tipica della nostra disciplina sportiva, con grande soddisfazione, e questi risultati naturalmente aiutano, oltre all'impegno degli imprenditori qui presenti e non solo qui presenti, che devolvono cifre importanti, insomma, impegno, anche fatiche molto importanti a queste iniziative. Grazie Presidente Motta. Adesso le tre squadre che hanno conquistato lo scudetto, iniziamo dalle fanciulle, Valentina Tirozzi, è stata una sfida infinita quest'anno con Novara, vi siete incontrate sempre, sempre voi faccia a faccia. Supercoppa per voi, Coppa Italia per loro, scudetto nettamente per voi, e poi a Berlino Champions League per loro. E perciò è stata, diciamo, partita pareggiata alla fine. Devo dire che avete onorato la pallavolo italiana, avete onorato la pallavolo nel mondo per il gioco espresso, per anche l'atteggiamento comportamentale. Come archiviate la vostra stagione? Intanto buongiorno, grazie mille di tutti questi complimenti anche a nome di tutte le mie colleghe. Come archiviamo la stagione? Sicuramente come una stagione molto positiva, una stagione intensa che ci ha visto sì scontrarci praticamente sempre in finale con Novara, è stata una storia infinita, ma ogni volta è stato veramente un capitolo a sé stante. Credo che l'ultima partita, che è la finale di Champions, sicuramente ci abbia lasciato un grosso rammarico, un po' di dispiacere, però sicuramente non definisce la nostra stagione, che ci ha visto veramente protagoniste ogni giorno, e siamo, credo che un grande merito sia anche quello di aver espresso un tipo di gioco che forse non si era mai visto in Italia, un gioco molto veloce, un gioco creativo, un gioco che ha fatto molto divertire, e anche questo penso che possa fare la differenza anche in termini di attenzione, no? Da parte di chi ci guarda. Per cui direi che siamo contente, ci godiamo il bellissimo scudetto conquistato, e per quanto riguarda la Champions, nonostante il rammarico, abbiamo comunque la consapevolezza di aver portato l'Italia in finale al 100%, anche questo è un grande motivo di orgoglio e soddisfazione, e ripartiamo sicuramente con ancora più motivazione l'anno prossimo per cercare di conquistare il castello. Grazie. Allora, l'impressione da giù, da dentro il campo, di vedere 9.000 persone a Berlino in una festa collettiva molto coinvolgente,
perché da su è un conto, da giù è un altro. No, è stato pazzesco, credo che l'organizzazione di Avellino sia stata veramente fenomenale, ma l'impatto che si ha quando siamo scese da quella passerella circondate da lucine, giochi di luce anche sul campo, credo che tutti noi abbiamo avuto una certa tachicardia per un pochino, quindi prima di tutto lì bisogna essere in grado di gestire la propria emozione e trasformarla un po' in adrenalina e in attenzione per la partita. E non è facile, credo che in quella giornata forse, anzi sicuramente ha fatto meglio Novara di noi, quindi cerchiamo di imparare a gestirci un po' meglio per la prossima volta. Complimenti comunque, ben trovato la stagione. Presidente del Monte Conegliano, Piero Bellotto, eccolo qua. Avete bruciato le tappe, cioè Piero, in pochissimi anni, tre finali di Champions, tre scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppe. Soprattutto sette scudetti del pubblico, che è la cosa di cui dobbiamo essere più orgogliosi, perché anche quest'anno con 100.000 presenze l'anno al Palaverde siamo la prima squadra d'Italia per un giorno nella pallavolo femminile. Intanto io ringrazio l'onorevole del invito, al quale conto i saluti personali di Luca Zaia, che è il nostro tifoso. Noi siamo molto contenti del percorso che abbiamo fatto fino adesso, sia io e il dottor Polo che con me, perché siamo partiti, diremo, non da zero ma da sotto zero, senza la palestra, senza i palloni, senza niente, e 7 anni siamo riusciti a lavorare in un territorio importante e portare una pallavolo che meritava appunto il Veneto e la nostra provincia di Treviso. Le sfide future sono quelle di confermarsi se non si dà di livello, per questo abbiamo anche la fortuna di avere tanti sponsor che ci seguono, sono oltre 160, siamo caratterizzati dal mondo del Prosecco Doc e quindi dobbiamo dare le giuste scuse per fare i prezzi con Prosecco. Spumeggiante, sicuramente. Mi complimento molto con Daniele Santarelli, che vedo lì, che in poco tempo ha raccolto in maniera degna un testimone veramente importante, hai gestito benissimo una situazione complessa, quest'altro anno ti danno una squadra facilissima da gestire perché si è ritirato ulteriormente, non c'è bocca al lupo, prima ero coperto, saluto anche Miguel Angel Frasca, che è stato bravissimo a metabolizzare il passaggio dalla panchina maschile a quella femminile, riuscendo subito a ottenere risultati di rilievo, ma è stato un grande palleggiatore. Quando è uno bravo a giocare, perfetto escluso, poi diventa un grande allenatore, pensavo, voglio dire. Sto parlando di un mito che poi ovviamente. Posso fare una domanda io? Sì, che domande. No, se è più difficile allenare una squadra maschile o femminile, la risposta la so già. No, se è più difficile allenare una squadra maschile o femminile. Allora, la fa Negani, eccoci qua. Ho allenato solo volumi. Risumo. Qui abbiamo degli specialisti, l'unico per il principio osmotico proprio farà. Posso fare tu lo dici? No, anche Massimo. Grazie dei complimenti, no? Per me è stato uguale, io penso che guidare un gruppo di atleti di alto livello non cambi tanto se sono uomini o donne. Tanti ne voglio parlare, non avrei guidato mai. No, io ho avuto quest'anno un gruppo bellissimo di atleti compromesse, responsabili, che ci mettevano tantissimo in palestra, che ci tenevano tanto a fare bene, che sono state unite per sì per l'anno, quindi non potevo chiedere di più. Vedremo negli anni successivi, anche con l'età grassa ho avuto dei gran bei gruppi, quindi forse sono stato fortunato sotto questo punto di vista, però non vedo grandi differenze. Direi che è stato esaustivo, è una cosa. Tra l'altro la domanda da tecnico ha fatto, sentito l'Ortolani con la situazione. Tra l'altro era coperto già adesso di Piero e abbraccio anche il grande Angelo Lorenzetti, che è sicuramente uno dei migliori del mondiale, oltre che persona che stimo veramente tanto. Allora, adesso andiamo dal nostro amico Simone, cioè un autentico capolavoro, voglio dire, cioè un quadro d'autore. 5 giorni scudetto a Perugia e Champions League a Berlino contro, perché le vittorie sono sempre importanti, ma secondo me vengono avvalorate quando si ottengono contro avversari di livello.
Voi avete battuto Perugia in casa loro e avete battuto a Berlino Kazan che da 4 anni vinceva la Champions. Complimenti. Grazie. Vai. Prima hai detto che la lunga di Scott, la lunga è stato veramente bello, penso che abbiamo fatto una cosa molto bella perché abbiamo vinto a Perugia dove loro non scendevano, e più contro di noi perché loro secondo me avevano un po' questa cosa di vincere sempre contro di noi. Alla fine abbiamo vinto a Perugia una gara a 5 che non ce l'aspettavamo, cioè, non ce l'aspettavamo un pochino perché stavamo giocando bene. Ma sempre è difficile di andare lì, e dopo siamo arrivati a Berlino contro un Kazan che io ero molto convinto di vincere perché contro i russi noi questo anno abbiamo giocato abbastanza bene, ma sempre Kazan, quindi è stato dei 5 giorni veramente tesi perché siamo stati con la tensione al top della nostra capacità per cercare di portare a casa questi due trofei importanti per noi, e siamo riusciti. Bravo, complimenti. Ci siamo riusciti con Simone Primatore. Volevo farti un'altra domanda, visto che viene dall'esperienza all'estero e perciò c'è una diversa prospettiva di giudizio di visuali. Cosa si dice oltre il confine del nostro pallavolo? Tu, fra l'altro, hai fortissimamente voluto tornare qui, sei stato il primo corretto in Brasile, dove c'è una temporata veramente molto, molto interessante. Cosa si dice e cosa si pensa dei campionati italiani e della Superliga in particolare all'estero? Beh, da tutte le parti che sono arrivato, la Liga italiana sempre si vede perché è il campionato più bello, tutti vogliono arrivare qui, quindi è sempre bello tornare in Italia e essere parte della Lube, che è una grande squadra. In Corea soltanto là tutti guardavano la Italia come un punto di riferimento. In Brasile loro comunque sono abbastanza regionalista perché non gli piace tanto uscire di là, ma comunque loro vedono il campionato italiano come quello che porta molto. Sempre molto molto bello per tornare e vincere. Bravo, ci sei riuscito. Io vorrei complimentarmi anche con Jacopo Massari e con Enrico Diamantini, che sono altri due dei tasselli importanti della Giulianelli. Avevo sentito un'intervista all'inizio della stagione, avevi detto abbiamo allestito la squadra più forte della nostra storia, alla fine l'hai fatta tu l'intervista, ho sentito la voce, perciò non l'ho letta, non può essere interpretata in maniera differente. Devo dire che avete fatto una grande squadra, avete vinto il vostro quinto scudetto, avete conquistato il 20° trofeo riportando a casa la Champions che avete conquistato nel 2002 a Opole in Bologna, battendo l'Olimpiaco di Atene. Sorridi perché ne hai 28, per una settimana così te la ricorderai. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Essere qua, noi abbiamo iniziato nel 90, la nostra storia inizia con un preciso obiettivo. Lo voglio sottolineare anche perché abbiamo parlato, no, delle nostre società. Io quando abbiamo iniziato nel 90, naturalmente rappresento un'azienda che oggi è diventata la numero uno in Italia. E lo dico con quella soddisfazione, non tanto per il fatturare, per i risultati, ma perché penso che la OVE, la mia società, la nostra società di pallavolo, abbia molto contribuito a questa notorietà. E la scuola delle conquiste, delle sfide quotidianamente che facciamo nel palazzetto, che abbiamo voluto imprimere perché non vogliamo mai, e questo è un motivo proprio della nostra filosofia, partecipare, non ci piace partecipare, ma ci piace essere dei protagonisti, e per essere dei protagonisti, se non viviamo di stress, se non viviamo di quel qualcosa che ci spinge, che ci dà del fuoco, i risultati non arrivano, perché magari puoi vincere una partita fino a se stessa. Ma voglio sottolineare, Lorenzo, che è l'opportunità, abbiamo vinto, ma abbiamo partecipato in una maniera da protagonisti proprio a 7 finali consecutive negli ultimi 2 anni. E quando mi dicevano l'hai perso, no? Io
essere in finale significa una conquista comunque, e viverla significa essere, aver fatto un qualcosa di importante. Noi l'abbiamo vissuta, e quest'anno alle domande di martedì sera, dopo la partita con Perugia, che penso che abbiamo fatto un'impresa straordinaria sotto il 2-0, rimontarla e vincerla, mi dicevano: che sensazioni provi? Io dico, rispondevo in questa maniera, no? Se fossi stato un produttore e mi venisse presentata per una sceneggiatura di un film, come se fosse stata la partita, l'avrei rifiutata, perché avrei detto no, non è reale, è una favola. E perché questo? Perché aveva tanto di qualcosa di eccezionale. Dopo Berlino ho detto, non è una favola, questa è fantascienza. Noi abbiamo fatto un qualcosa di un film di fantascienza, lo possiamo raccontare in una maniera incredibile, perché quando abbiamo vissuto queste finali e eravamo sconfitti, non credevamo di avere una squadra inferiore, ma mancava quel qualcosa. Abbiamo avuto il coraggio l'anno scorso, nonostante aver partecipato a tutte quelle manifestazioni da protagonisti, di cambiare non tanto nella logica del talento del tecnico, ma di cambiare e dare un'impostazione alla società di, l'avevo chiamata, la sana ignoranza. Abbiamo scelto dei ragazzi che l'abbiamo proprio selezionati, per cui che avevano quella caratteristica di una sana cattiveria, di un sacro fuoco dentro, che nei momenti decisivi, pur stando sotto 2-0, pur affrontando corazzate come Kazan, è venuta fuori la gamba. Permettetemi un attimo di sottolineare questo aspetto. La Juve, a differenza di qualsiasi altra situazione, viene riconosciuta nel suo nome Juve, in quanto nella nostra storia abbiamo dovuto vagabondare nei palazzetti, nelle logiche che non ci ha permesso di... Allora una volta eravamo a Gerardo, una volta a Cintanova, un'altra volta abbiamo giocato a Chiesa, e l'unico fattore identificativo era la Juve, l'azienda, la Juve in quanto tale. E questo, nonostante le difficoltà, mi ha permesso al nostro marchio di crescere notevolmente, perché il telecronista non dice più, fece semplicemente Juve. E per noi è stato un vantaggio enorme a livello di... Viviamo anche di questo, viviamo, noi abbiamo un'azienda e abbiamo bisogno di questo aspetto. Ecco, la Juve se ne parla in una maniera molto positiva, perché abbiamo vinto e chiaramente, inevitabilmente, grazie a Dio, è venuta fuori l'azienda con tutti i suoi valori, e questo è il ci ha ripagato enormemente di tutti questi sacrifici, perché dietro c'è qualcosa che deve necessariamente portare con i sacrifici, con il lavoro, con la passione, ai risultati. Bravo Fabio, grazie. Abbiamo scoperto oggi, dopo tanti anni, di come tanto territorio che una strategia c'è cambiata, cioè non è vero che non c'era la squadra, ma c'era, erano loro che cambiavano apposta. Giancarlo, oggi abbiamo avuto delle testimonianze dei ragazzi, delle testimonianze anche degli imprenditori, che confermano quanto lo sport sia veramente importante nel sistema paese, perché qui abbiamo aziende di rilievo che gestiscono direttamente la società, imprenditori che investono, imprenditori che ci credono, imprenditori che anche rischiano, perché spesso un marchio vincente, se perde nello sport, diventa drammatico, no, nella gestione. Ma io penso che si debba, non è la conferma, perché purtroppo non è la conferma, che si debba invece ribadire l'importanza dello sport come veicolo di promozione di un proprio marchio. Noi dobbiamo riuscire a riportare alle imprese a investire sullo sport, sul volley, anche su altre discipline, perché senza questo tipo di ausilio diventa davvero difficile mantenersi competitivi ad alti livelli. E quindi anche in passato c'è stato magari qualche accanimento, l'agenzia delle entrate, quelli che sponsorizzavano le realtà sportive, grandi e piccole, dico che senza questo tipo di aiuto diventa praticamente difficile rimanere competitivi. E
e naturalmente, lo dico per le discipline che sono il calcio, è un mix di situazioni, di successi sportivi, di copertura mediatica, televisiva, che è fondamentale per dare evidenza e risalto a questo tipo di investimento. Quindi il movimento cresce se ci sono, io prima parlavo di chimica, se ci sono tutte queste componenti naturalmente che sono fondamentali per convincere le imprese a investire nello sport, avere quindi un risalto, un'evidenza e in questo modo contribuire a far crescere tutto il movimento. Questo è un aspetto, ovviamente se ne parla poco, ma è un aspetto comunque importante. Riuscire a far capire che lo sport è un veicolo di promozione del di un marchio, di un'azienda. Qui abbiamo per il nostro mondo i marchi di cui si parla, li conosciamo semplicemente perché sponsorizzano una squadra, altrimenti nessuno di noi saprebbe che cos'è la Emoto, con tutto il rispetto, e quindi continua a avere questo tipo di valore. Io non so gli esperti di marketing come prezzino, se in qualche modo riescono a far capire quanto sia importante ancora questa dimensione dello sport come veicolo di promozione, ma rimane fondamentale, anzi, i tipi di successo dovrebbero in qualche modo essere contagiosi per far capire a tutti quanti, anche quelli che in qualche modo stanno fuori dal mondo dello sport, come sia un'opportunità importante questa. Allora abbiamo ancora qualche minuto, poi facciamo la domanda io. Assolutamente sì. Allora, siccome sono questo intervallo, come noto li tiriamo bene raccolti anche. Siccome lui tiene segretamente il pallottoliere delle medaglie che pensa, sogna di vincere a Tokyo, allora io gli farei domanda nel suo pallottoliere segreto, alla voce del pallavolo, vario titolo, che cosa ha messo, è giusto, che cosa ha previsto? No, è semplicissima, sempre stare avanzando, non rispondere, ma in realtà sicuramente nel pallottoliere qualcosa c'è. Venga Presidente. No, lo chiediamo anche ovviamente al Presidente della Federazione. Allora, di nuovo il Presidente del COC. Sono Beh, facendo questa domanda non è fatto vedere che i rapporti sono di riesce. L'ha fatta lui. Il lavoro c'è di qua, capo lo sa, bellissimo. Negli ultimi anni perché è sempre data a Dama. Gli sport di squadra. Oggi è più complicato qualificarsi con la professionalità, in particolare in alcune discipline, penso alla pallavolo, su tutti, il peso del software che torna e la pallavolo, proprio anche per le dinamiche geopolitiche dei continenti. Per dire, abbiamo fatto le medaglie, gli argenti, i maschietti del beach e ovviamente dell'indoor. Ripeto, sarà molto complicato perché bisogna riconoscere che onestamente siete tra i pochissimi sport che le medaglie ne avete molto poche, se ci pensate, questo è di fatto. Rispetto a altri sport c'è una possibilità di rimediare perché c'è una multidisciplinarità. Io nella mia testa ne ho poi spero due, che già sarebbe un grande risultato. Per questo cercare molto orgoglioso di quello che ha fatto quest'anno il movimento e i nuovi europeo a tutti i livelli, una signora che parte da lontano, anche questa affettuosa polemica sempre neanche troppo diplomatica tra le squadre, le leghe e la federazione, forse a suo modo, anche il modo di stimolare, cercare di migliorarsi, in giunta l'altro giorno è passato quasi sul potraccio, noi abbiamo mantenuto lo stesso identico numero degli extracomunitari su tutto il comparto degli sport di squadra, credo che sia giusto perché da una parte ci sono delle esigenze che sono innegabili, dall'altra sappiamo benissimo quanto si cerca di valorizzare i giovani, soprattutto gli italiani, in questo nuovo settore della nazionale, un momento in cui insomma il paese ma qualche problemino non cercavo neanche troppo veramente ricordato. Abbiamo avuto un fine settimana che è l'ennesimo fine settimana, quindi l'ennesimo mese, l'ennesimo anno in cui mi hanno fatto uno sconquasso tra lavoro e ha già vinto dopo tanti anni una gara meravigliosa, il letto di marcio. Un ragazzo per la prima volta ha vinto il mondiale di qui, da poco non è mai successo, neanche in Monfilda e Sarmiento l'hanno fatto. Quelli della schema è banale, sì, vabbè, comunque, non mi sono ferito.
strada, vedere anche questo accidente di fisica in prospettiva, quindi penso uno sport italiano di salute. Molto contento che il sottosegretario, al di là delle battute che mi ha dirito, abbia. Sicuramente un segretario molto appassionato e competente di sport, e questo sono felice. Complimenti a tutti. Anche per due domande, due dei giornalisti non di carattere politico ma di sport, lo specifichiamo subito. Io vorrei fare una domanda a Ferdinando De Giorgi, perché si parla molto di aspetti motivazionali in questo momento, no? Si fanno i corsi, si fanno mille momenti di questo tipo. Penso che tutti ci siamo chiesti, aspetta, siamo qua dentro, scusa, vieni qua, vieni qua, Simone, vieni qua, lascialo là. Perché lui è sempre stato un gigante tra i giganti, un gigante, alza di piedi, Pepe. Allora, te, Carlo, scusami, con tutto il rispetto. Allora, Pepe, la domanda è inevitabile, cioè, si parla tanto di motivazione, di stimoli. Tu arrivi e prendi quello che ti dà una squadra che era tutt'altro che coesa, devo dire che sarebbe dovuto giocare, c'era qualcosa in maniera evidente che non funzionava. L'hai saputa ricompattare, le hai dato lo spirito giusto, l'hai guidata in maniera vincente alla fine. Cosa hai fatto? Non lo dico perché ci sono dei problemi, quindi non vorrei mai. Tanto buongiorno, sono Ferdinando De Giorgi, da quest'anno affetto di sana ignoranza, devo dirlo perché mi devo adeguare. Ma io cosa posso dire adesso, poi se non passiamo sempre tra fenomeni o incapaci, perché la nostra vita di allenatore è veramente una cosa incredibile. Noi viviamo di paradossi, dobbiamo, diciamo, ottenere risultati immediati, però poi bisogna far crescere nel tempo, quindi siamo sempre combattuti tra queste situazioni. Chiaramente sono molto contento. Questo percorso si ottiene quando ognuno porta il suo mattoncino, sempre fare. Cioè, un allenatore sicuramente è una guida ed è quello che deve tenere, diciamo, il timone, no? La rotta in tutti i momenti, sia quando il mare è caldo, sia quando il mare è un pochino agitato, e cercare di far capire qual è la strada migliore, ma poi i giocatori devono mettere la loro disponibilità, e oltre alle loro capacità, diciamo, tecniche, tattiche, fisiche, la società deve aiutare, supportare tutto questo. Quando si riesce a creare questo circolo virtuoso, allora si comincia a ragionare di squadra e non c'è limite ai risultati, soprattutto quando si hanno giocatori, diciamo, quando c'è la struttura, quando c'è i giocatori, poi i risultati non hanno limiti, cosa che è capitata a noi, diciamo, perché stiamo facendo un percorso, ma non ci sono dei segreti particolari se non quello che ognuno mette il meglio di se stesso e lo mette su un obiettivo comune, sempre quello, abbastanza banale nello sport. Ma è la cosa, e qui i miei colleghi possono testimoniare, la cosa più difficile da ottenere, quel senso di appartenenza, quella capacità di dare, di rinunciare a qualcosa per la squadra, di dare il massimo, sono giri sempre lì attorno. Il problema è riuscire a ottenerlo, questo livello. Noi credo che abbiamo fatto questo percorso e alla fine siamo stati premiati, insomma, con risultati incredibili, anche se vuol dire spada dei 5 giorni, no? Perché 5 giorni sono stati la chiusura, ma io come allenatore penso a tutti i mesi che ci sono stati prima, perché alla fine i 5 giorni è stata la chiusura di un percorso veramente impegnativo. Bravo Pepe, ci siamo veramente bravi. Allora, io farei qui per chiudere il discorso, perché c'è un ideale passato di testimoni, che sono i tre della nazionale, il presidente Catania, visto che si parla d'azzurro, vorrei sapere se hai dato sì o no l'addio all'azzurro. Presidente Malagò lo sa, io l'ho confermato, io non ho mai dato l'Italia alla maglia azzurra, mai. Nessuno me l'ha anche chiesto, me ne sono andato da solo, però ufficialmente io non ho mai rinunciato alla nazionale. E poi non mi hanno convocato più, però mi continuo. Bravo per me, bravo. Grazie, lei si può accomodare. Allora,
Presidente, l'ho vista sorridente tutta la mattinata, ma questo è un giorno di festa per la pallavolo. Adesso il testimone passa a te, perché sarà un'estate molto importante, molto impegnativa, però ci si arriva dopo un'annata per dire fantastica. E ci auguriamo noi del ripetibile. Bene, buongiorno a tutti. Io ringrazio il sottosegretario Giorgetti. Era giusto celebrare questi grandi successi del nostro club, era giusto gratificarli. Ed è una cosa di cui la federazione è molto orgogliosa, perché è comunque la pallavolo italiana che evidentemente riesce ad affermarsi in ambito internazionale. Io poi sono sempre stato molto rispettoso delle persone che vengono per conto della Lega femminile o maschile a parlare in federazione di quelli che sono gli impegni non solo economici ma gestionali e organizzativi di tutti quelli che gestiscono delle squadre di questo livello e di questa importanza. È evidente che su alcuni temi non siamo completamente d'accordo, perché comunque sia esistono degli impegni che devono essere fatti dalla nazionale. La nazionale ha le sue esigenze, come ce l'hanno i club, che cercano di raccogliere successi, come diceva Giulianelli, di fare identificare un marchio con un successo è anche parte di una strategia, se vogliamo, di carattere industriale. C'è tanto da fare, perché quest'anno noi avremo evidentemente la UNL, di cui si potrebbe poi aprire un capitolo, però voglio dire che intanto la prima partita che ha fatto la nostra nazionale femminile in Polonia ha vinto, e quindi questo è sicuramente un buon inizio. La squadra di Davide Mazzanti ha vinto ed è una cosa importante, no? Che evidentemente vuol dire anche perché stiamo giocando con delle squadre che sono squadre sperimentali, perché gli stessi tecnici sanno di avere un calendario così lungo e impegnativo. Abbiamo la UNL, abbiamo le qualificazioni all'Olimpiade, abbiamo il campionato europeo, abbiamo l'Universiade e abbiamo anche per i maschi la Coppa del Mondo. Perché qui, voglio aprire una piccola parentesi, abbiamo a che fare, l'ha accennato anche qualcuno che è intervenuto prima, con la FVB, che sarebbe la Federazione Mondiale di Pallavolo, e la CER, che è la Confederazione Europea di Pallavolo, che spesso e volentieri vengono addirittura a fare quasi concorrenza alle attività non solo dei club, e quindi parliamo dell'ennesimo sempiterno problema dei calendari, ma anche delle nazionali. Caro Presidente Mario, forse la pallavolo non ha vinto tante medaglie come altre discipline, però fa parte della FVB, che è la più grande federazione internazionale, più grande della FIFA, della IAF e della FIFA. È difficile, come è stato detto, è difficile addirittura qualificarsi, anche perché noi ci dobbiamo qualificare in un ambito europeo dove ci sono 55 paesi, molti dei quali sono estremamente competitivi. Ricordo ad esempio il livello maschile, che è il campione del mondo della Polonia, ma lo era anche 4 anni prima. Quindi diventa un esercizio molto difficile. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso queste due qualificazioni. Io le ho chieste fin da marzo dell'anno scorso e il Presidente Rigrassa mi ha detto: vabbè, figuriamoci, pensare all'Olimpiade senza l'Italia, no, senz'altro, ti aiuterò, farò i modi. Naturalmente mi ha detto sì, ma naturalmente mi ha presentato anche la fattura, dell'una e dell'altra. Perché l'abbiamo fatto? Perché non vogliamo lasciare nulla di intentato, perché vogliamo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano giocare in un ambiente il migliore possibile. Ricordo che se non dovesse funzionare con questa qualificazione, ce n'è una a gennaio, che però viene chiamato un po' il girone dei dannati. Ricordo che prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, a Berlino, ad esempio, la Serbia fu tagliata fuori. Quindi è difficile, anche perché poi si declina sul nazionale seniores, juniores, pre-juniores, cadetti. E dopodiché abbiamo anche il beach volley e, con grande nostro piacere, anche il city volley, che sta diventando una disciplina con una dimensione rilevante. E mi ha fatto molto piacere all'ultimo Consiglio Nazionale del CIP sentire il Presidente Pancalli, che ha portato il City Volley come esempio di un vero sport inclusivo, di una vera dimostrazione di inclusione nell'ambito sportivo. E credo che di questo dobbiamo essere
contenti e orgogliosi di tutti quanti. Grazie Bruno, grazie al Presidente della Federazione, saluto anche qui davanti a me il past president Carlo Magri, uomo di pallavolo del DNA, insomma assolutamente. Ci sono domande? Te le faccio io. Ci sono domande non politiche, facciamo le foto. Io vorrei però che la conclusione a questa giornata la facesse colui che, devo dire, ha onorato la pallavolo nello specifico di questa squisita ospitalità. Ringraziando l'onorevole. Allora, no, io devo ringraziare voi che mi avete permesso, siccome io sono così, l'autorità del governo per lo sport oggi, nel 2019, magari non sono più nel 2020, e voi avete vinto nel 2019, quando io ero nello sport. Quindi ringrazio voi per avermi dato la possibilità di festeggiare tutti assieme a questo evento, perché c'è stata questa coincidenza, questa sana ignoranza che ha permesso di venire a passare. Quindi grazie a tutti voi per aver portato l'accusto alla pallavolo italiana e all'Italia, e dico qua, e anche quelli che ci mettono risorse per andare alla velocità, perché questo meccanismo deve funzionare, deve funzionare lo sport. Grazie. Le fotografie, ringraziamo l'onorevole Giorgetti, c'è il regalo, io ringrazio l'onorevole Giorgetti, tra l'altro, per l'onore che mi hai consigliato, per venire a parlare. Io mi occupo di pallavolo da 40 anni, parlare di pallavolo a Palazzo Chigi è veramente riservato a pochi. È il momento delle fotografie, grazie a tutti, viva la pallavolo, viva la pallavolo italiana, complimenti a tutte le nostre società. Rimaniamo gentilmente seduti ancora, io vedo. Allora, alla Lega femminile e alla Lega maschile, ecco qua il riconoscimento alle due leghe, ha ritirato il presidente Fabris e il presidente onorario Volta. È stato il momento delle società. Allora, è il momento della società. Allora, chiamiamo le società, partiamo dalle campionesse d'Italia. Campionesse d'Italia, perciò, Imoco Conegliano, Tirozzi e presidente. Il presidente Verbelotto, eccoci qua, con maglia, che verrà poi omaggiata al sottosegretario. Se bisogna di pareti supplementari per esporle tutte quante, eccoci qua. Il libro è sul Palazzo Chigi. La giornata è veramente bellissima, perciò eccoci qua. La maglia è quella della Polos, tra l'altro, ottima palleggiatrice. Allora, parliamo adesso dei campioni d'Italia, e perciò Cucine Lube, Civitanova, Giulianelli e Simone. Io chiamerei anche tutti, sia Diamantini che Massari, facciamo una foto di gruppo con maglia ovviamente bianco rossa. Venite qui, passate pure, dico fotografi, passate pure, l'importante è che stiate seduti nel più rivolgo agli ospiti gentilmente. La luce, è successo, eccoci qua. Grazie. Perfetto. Passiamo alla coppa, eccoci qua. Passiamo alla Coppa CEV femminile, perciò Giulia, ecco qua, Giulia Leonardi e Giuseppe Pierola, qui giocate in casa, Gustav Sizio, Yamamai. Sorridete ragazzi, abbiamo fatto tutti i giorni di fare questa bellissima giornata, ok? Coppa CEV maschile, Lorenzo, presidente Volta. Ciao, e questa foto è il secondo libro completo.
Challenge Cup femminile, perciò salutiamo da Monza con Serena e la presidente Alessandra Manzari, eccoci qua, con la maglia della Salgella. Deposito il capello, Serena, vediamo bene, sorridi. Eccoci qua, numero uno che è la tua maglia. Ecco, gira un attimo, Ortolani, Ortolani, no, bene, bene, lui sta dello sponsor. Grazie. Champions League femminile, Francesca Piccinini e Fabio Leonardi, eccoci qua, la capitana, la maglia da tua Franci. La Champions League maschile l'abbiamo già consegnata, in pratica insieme allo scudetto, e l'ultimo riconoscimento va alla federazione, perciò Bruno Cattani è presidente, perché l'ultimo riconoscimento va alla federazione. Eccoci qua. Okay.
Mannaggia male. Ok? Oh, ragazzi, non lasciate giù la coppia dello studente, non si dice mica tutti i giorni. Sorridete.